e fare una lista. Non mi sentite? No. Se avessi dovuto fare una lista delle persone che avrei messo in un mio partito politico, penso che il 70-80% di gente che è qua ci sarebbe. Io tutte le idee che mettiamo non le posso delegare ai politici che abbiamo noi in Imperia, perché io sono qua perché sono veramente incazzato, ma veramente incazzato. Ma secondo voi, se voi compraste 3 ascensori che non funzionano, comprereste il 4? No. Non so, per me è una cosa... Sì, esatto, dipende da quello. No, no, ma noi siamo qua per... Io non sono d'accordo con Fabio e con Stefano. Questo deve avere una continuità. Perché qui non c'è nessuno che fa politica, o almeno penso, o pochi. Qua è gente che chi fa l'imprenditore. Tra l'altro, non tutti lo sanno, ma a parte loro due che sono qua, in platea, ci sono delle persone che ci invidiano tutto il mondo, magari esagero, tutta l'Italia sì. Ci abbiamo una persona là nell'angolo che potrebbe darci una mano nel turismo e non toccarti il naso. E io penso che qualsiasi idea nasca da qua deve continuare. Non possiamo assolutamente delegarla alle persone che governano l'Imperia. Io non so voi, ma io sono veramente... avrei un sacco di idee. Per esempio, alla Marina hanno fatto i parcheggi finti, no? Quelli tipo per le allodole, che ci infili la macchina, poi ti fanno la multa perché invece era per le moto, no? Poi abbiamo degli spazi immensi, che sono la dogana di Imperia, Onelia, Porto Maurizio, dove tra l'altro il comune potrebbe far pagare, come a Milano, 20 euro a sera la macchina, però rimangono lì, abbiamo l'una rossa impacchettata. Che cazzo l'abbiamo presa a fare? Cosa abbiamo preso a fare? Qualcuno me lo sa dire? Non lo so. I parcheggi, non abbiamo una cosa che iniziamo e finiamo. Io hanno detto di non fare polemica, ma come non si fa a farla? Qua c'è un signore che un giorno eravamo a cena insieme parlando di cinema, gli ho detto: ma scusami, ma è aperta solo agli esterni? Ma no, ma ha raccontato tutta l'organizzazione che ha fatto, il culo che si sono fatti, e il comune non gli ha nemmeno risposto. Però comunque il comune dà 350.000 euro alla squadra di pallanuoto, tutti gli altri sport neanche una lira. Quindi noi possiamo fare anche la diesel dello sport, ma con che soldi? Abbiamo fatto la Marina e ci sono le aiuole che una volta, quando si usciva da Porto Maurizio, c'era scritto 3.000 ore di sole, Riviera dei Fiori. Abbiamo le aiuole più penose del mondo, con la terra, neanche i fiori. Io mi chiedo se vivo in un altro mondo, forse vivo in un altro mondo, ma a me fa schifo questa città. Noi mettiamo la spazzatura nei posti strategici della città, davanti alla Marina c'è 4 cassoni che sono sempre pieni, che puzzano perché chiaramente i ristoranti ci mettono gli alimenti. Ma vi sembra normale? Ci sono i topi, ma ce ne sarebbe tanti di cose da dire. No, non siamo fuori, perché io adesso arriverei invece a quelle che sono le proposte, se ho tempo, se non mi dico. Allora, la prima proposta, secondo me, è di mandare via i nostri politici, tutti. Allora, prima proposta, il testo a quell'elenco deve esserci i politici a caso, tutti. No, non sono fuori tema, signora. Non sono fuori tema, perché io pago... No, glielo spiego perché non sono fuori tema. No, ma io le spiego perché non sono fuori tema. Con questi signori qua. No? Mi scusi, signora, io non so, adesso sono concreto, io non sono venuto qua per perdere tempo, non sono venuto qua per fare un elenco di idee che rimangono su una lavagna, perché altrimenti non venivo, come tutti quelli che sono qua, non sono venuti per che cosa? Per fare un elenco su una lavagna? Forse lei sì, io no, ma io la rispetto. Mi spiace, ma non è proprio quello il discorso. E qual è il discorso? No, scusa. Mi dica. No, ma parliamo di a casa. Diciamo che per le elezioni. Vabbè, finisco. Finisco solo per dirle quanto mi interessa questo discorso. Io pago, ho pagato adesso 850 euro di ICI, IMU, eccetera. E lei è contenta? Mi scusi, signora, lei è contenta? Ma perché non deve venirlo a dire? Ma non ho capito.
molto più alla metà e di conseguenza noi accettiamo quelli che sono i progetti e se li condividiamo o meno, l'impegno di dare un seguito, tutti qua noi siamo qui perché ci interessa il futuro di questa città, certo. Non il passato. Ho preso appunti, non sapevo che la mailing list, pensavo fosse una mailing list, non ho possibilità di intervenire e chiedo di intervenire. Assolutamente, io sono contento. Io dico solamente che se abbiamo dei progetti, qualcuno dovrà realizzarli. Senti, mi ha già dato il biglietto da visita da...